Nello specifico noi stiamo affrontando un regolamento di polizia urbana, stiamo rivisitando il regolamento di polizia urbana sostanzialmente, che è fermo all'inizio degli anni 2000, aggiornandolo alle normative più recenti. Probabilmente non si sa che la materia della sicurezza con la legge Maroni è diventata una materia delegata agli enti locali su temi molto più precisi che non in passato, giusto per non eludere riferimenti che probabilmente verranno fuori, che sono stati oggetto di polemica, anche in relazione all'occupazione abusiva di stabili privati e pubblici, che attribuiscono all'ente locale, al primo cittadino, come dire, ruoli e specifiche competenze. Quindi, ritorno al tema, stiamo approntando un regolamento di polizia locale che doti la polizia locale di strumenti per intervenire su quelle che sono comportamenti devianti. Mi riferisco ad esempio all'abuso di alcol. Qualcuno di voi dirà: ma noi avevamo un'ordinanza in città che vietava l'abuso di alcol, l'uso di alcol nei luoghi pubblici e nei giardini. Allora, a questo proposito ricordo che a un certo momento la Corte Costituzionale ha abolito, ha ritenuto incostituzionali le ordinanze erga omnes, cioè le ordinanze che valgono per sempre, ritenendo le ordinanze valide esclusivamente quelle contingenti e definite, determinate, cioè ad uno scopo specifico e limitato nel tempo. Per ovviare a questo problema noi dobbiamo dotarci di quegli strumenti regolativi che consentono alla polizia locale di intervenire.